E mostra i muscoli Giovanni De Carolis, mostra i muscoli alla Germania e a tutto il mondo. Giovanni De Carolis vince per KO tecnico all'undicesimo round e mette in dosso la cintura di campione del mondo, sigla WBA per la categoria dei pesi supermedi. Insomma, ha rotto l'incantesimo. Era Giacobbe Fragomeri, l'ultimo italiano ad aver conquistato il titolo mondiale nel 2008 in una sigla di massimo prestigio come la WBA. Ricordo anche Marsili, campione del mondo pesi leggeri IBO nel 2012. Questo è un exploit, Giovanni, un exploit clamoroso in Germania, vincere prima del limite contro, insomma, il protetto dei Sauerland. Questo è un trionfo con la T maiuscola. Questo è un trionfo, è un titolo vero, il titolo mondiale WBA, titolo assoluto, ed era ora che un pugile italiano riuscisse a fare la grande impresa. E siamo stati fortunati a essere noi a accompagnare Giovanni De Carolis in questa conquista. La proclamazione, sentiamocela in lingua originale. Questi fischi antisportivi da parte del pubblico tedesco. Assolutamente, assolutamente non li condivido. Questa è una vittoria non si capisce, che non ammette, ma non ammette nessuna discussione. Stava vincendo i punti, era 3 punti secondo il mio cartellino avanti, e in questa maniera l'ha concluso di forza, l'ha concluso da grande campione ed è meritatamente campione mondiale dei supermedi. Ma come vedi, Feigenbutz gli ha fatto i complimenti con assoluta sportività, gli ha proprio fatto segno: sei stato te il più forte. Grande, immenso Giovanni De Carolis, resterà sicuramente nella storia questa vittoria. De Carolis, primo sportivo italiano a diventare campione del mondo nel 2016. È stato un piacere, insomma un onore aver avuto la possibilità di commentarlo. E finalmente, Alessandro, insomma, è una vittoria ci che siamo vale, riusciti. È una vittoria che vale doppio. Attenzione, De Carolis. Perché oltre, se forse parla addirittura, oltre a aver vinto il mondiale, ha vinto in terra straniera. Sentiamo un attimo allora Giovanni De Carolis. Your team, your wife is unbelievable happy. Are you satisfied? Questo è il lavoro di una vita. This is the work of an entire life. Eh sì, eccolo qua. Gustiamocelo ancora, insomma, qualche secondo. Chiedo conforto alla mia regia. Sentiamolo ancora un attimo. Sì, si può fare sempre meglio, però. You can always do better. Eh sì, qui vedete lo insomma, chi traduce in inglese per lui. Si può, ma guarda la tranquillità e l'umiltà di questo ragazzo, appena conquistato un titolo del mondo, e ha risposto: si può fare ancora meglio. E lui ha detto: si può fare sempre meglio. Grande, immenso Giovanni De Carolis, grande, immenso Giovanni De Carolis, campione del mondo, il nuovo campione del mondo nei supermedi, sigla WBA.